Bicisport e di quei bicisport.it vi aspettavate un corridore, un tecnico, un direttore sportivo? È andata malissimo, ci sono oggi, io! Oggi casca male, o forse bene, chi lo sa, io credo forse bene, ovviamente non ce ne vogliono i corridori e tecnici, ma siamo, l'avrete sicuramente riconosciuta, con Barbara Pedroni. Ciao Barbara, come stai? Ciao a te, molto bene, grazie. Un nuovo giro, si entra nel vivo e quindi chiaramente per i pochissimi che non ti conoscono, sei speaker del giro in partenza, in arrivo, sei stata mattina, sei mattina anche quest'anno, se vuoi spiegare e raccontarci in 20 secondi per i pochi che non ti conoscono chi sei. Una vita nello sport, diciamo che ho cominciato a parlare di ciclismo 25 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa. Da giovanissima. Bravo, bravo, già mi sei simpatico. Primo giro 2008, quindi un bel po' di anni fa, e speaker di arrivo quest'anno, sono stato speaker di arrivo di partenza, ho fatto l'inviata per Bainsport Francia, quindi ho lavorato per Josira, ho lavorato all'interno di una formazione per 2 anni, non so se si possa dire la formazione, è kazaka, diciamo così, la formazione della Sara, okay. Diciamo che ho vissuto in lungo e largo tutte le bellissime emozioni che la corsa rosa può dare, che come diciamo sempre è la corsa più dura del mondo, nel paese più bello del mondo, ma è anche molto di più, e io lo dico sempre ad ogni partenza, è sicuramente grandi nomi, grandi dati, grandi performance, ma anche cultura, tradizione, storia, ed è veramente emozionante. Passano gli anni, ma l'emozione è sempre quella, e forse anche crescente. Allora, innanzitutto è bellissima, è assolutamente infinita, ci si sveglia presto la mattina, colazione, per quanto mi riguarda ho 2500 valigie, quindi devo impacchettare ogni volta tutto, poi sono abbastanza disordinata, quindi non è facilissimo. Si butta tutto in macchina, si parte, se arriva alla partenza c'è... Quanto prima, più o meno? 3 ore e mezza prima, più o meno, e niente, si controllano le prime cose, le riunioni ovviamente del caso, e poi si comincia con ovviamente la musica, ad avvicinarci step by step al racconto della tappa, perché come diciamo il Giro d'Italia è un mondo, quindi ci sono i corridori, ma ci sono tante attività delle quali parlare, c'è la carovana che è tornata, che gioia, si ritorna alla normalità con l'energia di queste ragazze e questi ragazzi. Insomma, è veramente bello. Ovviamente non sono assolutamente da sola, sul palco di partenza sono con Paolo May, all'arrivo invece sono Paolo May e Stefano Bertolotti, in partenza la musica, quella di Max Nicoletti, un altro Max, invece Max Lietta in arrivo, poi la musica in giuaggio, insomma siamo tantissimi, e devo dire che come nel ciclismo è la squadra che vince, quindi sono orgogliosa, felicissima di essere parte di questa squadra. Guarda, da tanti anni al giro abbiamo detto, aneddoto, dici troppi? Devo smettere? No, mai troppi, ecco, magari, esatto. Dite voi, magari scrivete nei commenti, meno male non credo. Sono italiana, dico che sono italianissima, perché amo questa terra, amo il nostro paese, anche se anche quest'anno partendo dall'Ungheria è stato bello, c'è stato un pubblico veramente molto caldo. Il Giro d'Italia è bello anche per questo, perché vai a conoscere le grandi città, ma vai a conoscere anche i paesini, unisce tutti, ci trovi le famiglie, i piccini, i genitori, i nonni, quindi faccio davvero fatica a dirti quale città mi ha stupito maggiormente, e devo dire che attraverso il Giro d'Italia ho conosciuto meglio il nostro bel paese e niente. Dire, 2008 sono arrivata, io a differenza di tante donne sono sempre in anticipo, sono arrivata alla partenza del giro e non c'era nessuno, era la Pesaro Urbino il giorno dopo il mio compleanno, quindi era il 20 maggio del... faccio gli anni quest'anno al giro come sempre, va bene, fammi gli auguri, 20 maggio, 19, però quello era il 20, il giorno dopo, 19 maggio, 20 maggio, sì, hai capito, è un toro, come andiamo a... Ascendente? Ma guarda che non finiamo più, no, qua. Esatto. Ascendente Scorpione. Faremo una seconda puntata con Barbara, che so qui non finiamo 20 più. Maggio 2008. Ascendente Scorpione? Sì, è un caratterino semplice. Però sono buona nella intenzione. Va bene. Scusami, 20 maggio 2008 io arrivo, non c'era niente, non c'era nessuno, ero in anticipo di 2000 ore e ho chiesto, ma scusate, ma il palco? Mi dicono, no, per la carovana è là, devi dare i gadget. Ho detto, no, ma io sono il tecnico. E mi ha detto, se va bene, il tecnico, no? Poi non l'ho più visto quel signore lì e lì ho detto, sai che c'è, mo si studia ancora di più e me la faccio vedere. Va bene. Allora direi che per il momento è tutto, poi chissà, magari durante il giro faremo una seconda puntata quando per vuoi. Spiegare un po' altre cose. Buon giro e buon lavoro. Grazie, un bacio agli amici di BS, anche grazie a voi e soprattutto alla vostra redazione, devo dire che
si studia, si segue il giro, la corsa rosa, le maglie, le statistiche e molto molto altro. Ora vado perché c'è una tappa da seguire. Ciao.